spiegare quanto forte e vitale sia il vincolo che unisce la Beata Vergine al Cristo e alla Chiesa. Maria, infatti, è la Santa Madre del Verbo fatto uomo, icona del Dio invisibile, ed essa stessa è immagine, tipo, il modello della Chiesa, immagine nella quale la Chiesa contempla con gioia il pieno compimento di ciò che desidera e spera di essere, il tipo in cui riconosce la via e la norma per una perfetta unione con Cristo, il modello a cui la sposa di Cristo, cioè la Chiesa, si ispira nell'adempimento della missione apostolica. Con animo devoto e filiale partecipiamo insieme a questo sacramento. Animati dalla fede di Cristo Salvatore, che si è degnato di nascere da Maria Vergine, diciamo insieme: interceda per noi la Madre tua, Signore. Salvatore del mondo, che nella tua potenza redentrice hai preservato la Madre tua da ogni colpa, liberaci da ogni peccato. Interceda per noi la Madre tua, Signore. Redentore nostro, che hai fatto della Vergine di Nazareth la dimora della tua presenza e il santuario dello Spirito Santo, edifica anche noi in tempio vivo del tuo Spirito. Interceda per noi la Madre tua, Signore. Sacerdote sommo ed eterno, che hai voluto Maria accanto a te ai piedi della croce, con le sue preghiere donaci la gioia di comunicare alla tua passione. Re dei re, che hai assunto con te nella gloria in corpo e anima la Madre tua, fa che cerchiamo e gustiamo le realtà del cielo. Signore del cielo e della terra, che hai posto come regina alla tua destra la Vergine Maria, rendici coeredi della tua gloria. Ti benediciamo e ti glorifichiamo, Dio trascendente ed eterno. Prima della creazione del mondo hai costituito il Cristo principio e fine dell'universo e hai congiunto a Lui nel mirabile disegno del tuo amore la Beata Vergine Maria, genitrice e socia del tuo Figlio, immagine e modello della Chiesa, avvocata e madre di tutti. È lei la donna nuova che ha risollevato le sorti dell'umanità decaduta per la colpa della prima Eva, l'eletta figlia di Sion, che unendo la sua voce implorante ai gemiti dei patriarchi ha raccolto nel cuore le attese dell'antico Israele, la serva povera e umile da cui è sorto il sole di giustizia, il tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Padre Santo, ascolta la preghiera dei tuoi fedeli che ti presentano questa effigie della Beata Vergine, perché confortati dalla sua protezione imprimano nel cuore l'immagine che contemplano. Dona loro una fede indefettibile, una salda speranza, una carità sollecita, un'umiltà sincera. Fa che siano forti nel dolore, dignitosi nella povertà, pazienti nelle avversità, aperti alla condivisione del benessere, operatori di giustizia e costruttori di pace, finché giunti al termine del cammino, nell'amore a te e ai fratelli, entrino nella città eterna, dove la Beata Vergine intercede per noi come madre e risplende come regina. Per Cristo nostro Signore. Amen. Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo. Vergine addolorata, consolatrice degli afflitti, aiuto dei cristiani, prega